Si apre oggi nella splendida cornice di Lerici il 12° trofeo nazionale studentesco di salvamento, che da oggi fino a sabato vedrà coinvolti numerosi studenti non solamente della nostra provincia. Ma questi giorni non sono solamente una competizione tra ragazzi provenienti da tutta Italia, ma anche un importante momento per acquisire delle conoscenze essenziali per la sicurezza dei ragazzi e per un loro ipotetico futuro lavoro. Si tratta di una manifestazione che è giunta alla 19ª provinciale, alla 12ª nazionale, che è la manifestazione conclusiva di questo progetto Sicurezza Giovani, che è un progetto studentesco che riguarda tutte le scuole superiori della provincia e non, in quanto ormai da anni partecipano anche i ragazzi di numerose province d'Italia. I ragazzi durante questa manifestazione hanno un po' il battesimo con il mare, perché in mare devono fare una prova di soccorso a nuoto, poi devono fare una prova di soccorso utilizzando il pattino e una prova di soccorso utilizzando il SUP, che è praticamente la novità di quest'anno. Inoltre i ragazzi devono dimostrare di saper fare anche le manovre di rianimazione cardiopolmonare, il BLS. Qual è il programma della giornata? Dunque, il programma della giornata è: questa mattina i ragazzi concludono gli esami di voga, poi si cimentano nelle gare di voga, nuoto e primo soccorso, e nel pomeriggio, coordinato dalla Capitaneria di Porto della Spezia, i ragazzi saliranno a bordo dell'Euro 4 del Battellieri del Golfo e faremo un giro turistico per il Golfo e un'esercitazione di abbandono nave. Cosa state preparando per tenere in forza i ragazzi? Oggi c'è pasta al pesto e vitello tornato con pomodori. I ragazzi saranno affamati, ce n'è per tutti? Sì, perché noi abbiamo cucinato abbondante, poi vediamo. Ragazzi, cosa fate qui oggi? Abbiamo fatto l'esame di voga per appunto diventare bagnino a tutti gli effetti, diciamo. Sei preparato? Sì, passato tranquillamente, cioè normale, tutto bene. Ma cosa vorresti fare da grande? Ma da grande non lo so, comunque quest'estate dovrei fare il bagnino appunto. Sei stata in acqua, cosa hai fatto? Ho fatto il bagno, ma poco prima ho fatto l'esame di voga. Com'è andata? Spero bene, ci devo ancora dire i risultati. E adesso cosa accade, cosa fai? Adesso dobbiamo fare il BLS e noi dobbiamo fare ancora l'esame del BLS, però adesso prima facciamo la gara. Cos'è il BLS? È la rianimazione quando ad esempio una persona affoga o viene recuperata senza e si trova senza che non respira e senza circolazione, allora bisogna eseguire il BLS per rianimarla. Bravissimo, promosso.